Di nuovo in diretta sulle frequenze di Canale 8, adesso apriamo la nostra pagina sportiva, parliamo del Calcio Napoli, andiamo subito a dimaro perché c'è il nostro Silver Mele che ci sta raccontando già da ieri il ritiro estivo della squadra azzurra. Silver, ci sei? Eccoci, ciao Claudio, buon pomeriggio a te e agli amici che ci ascoltano. Prima Nazionale di Patrizio Oliva, Lo Sparviero, un mediometraggio che racconta la vita di un grande sportivo, personaggio dello spettacolo, attore, ma soprattutto un uomo che ha saputo trasformare delle sofferenze di vita in un grande successo. Se crediamo in quello che facciamo e anche nei sogni, le cose si possono avverare personaggio paradigmatico del carattere partenopeo, non a caso la tua scelta di sostenere eh, quest'opera che se vogliamo racconta attraverso le gesta di un uomo eh, quella che è anche un po' la sofferenza, la contraddizione di questa città? Sì, questa è una città dove diciamo il, il limite tra la Napoli bene e la Napoli diciamo Uh, a rischio è molto sottile, no? anche ricevuti da Mario Draghi che ha cercato in qualche misura di incoraggiare qualcuno di loro, ma insomma, non credo che la lotta si placcherà così. Ma per il momento la situazione resta drammatica. Una notte magica quella di Wembley che, nella serata di ieri, ha consacrato l'Italia campione d'Europa perché c'è stata una scossa di terremoto di 1,7 gradi. Non c'era da temere nulla, però c'è stata una riflessione generale da parte delle istituzioni perché da sempre si discute di costruire edifici di edificare proprio nella zona, beh la natura a questo punto ci ha risposto. È una zona a rischio. Il nostro telegiornale termina qui, adesso però abbiamo un appuntamento importante perché il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca farà il suo discorso uh, canonico del venerdì. Quindi lo ascolteremo, lo seguiremo con tanta attenzione. Poi rinnovo l'appuntamento per l'altra edizione del Tg di Canale 8, come sempre ore 19.30 questa sera.